Blogosfera è in compagnia di Francesco Alberoni, che non ha bisogno di presentazioni, noto scrittore, noto sociologo. Buongiorno e benvenuto su Blogosfera. Buongiorno. Siamo qui per un evento importante, un compleanno particolare, che è il compleanno di Cornetto Algida. Cornetto Algida compie 50 anni e racconta da 50 anni quella che è un po' la storia d'amore degli italiani. L'amore degli italiani cambia nel tempo, no? Perché negli anni 50 c'era ancora la famiglia tradizionale, che in cui bene o male i genitori avevano influenza sui figli, fino ad arrivare adesso in cui viceversa sono i figli magari avevano influenza sui genitori. Però, secondo me, quello che caratterizza il Cornetto Algida, meglio la pubblicità del Cornetto Algida, poi non il Cornetto in quanto tale, è semmai una cosa di natura diversa. Il Cornetto Algida ha costruito negli anni 60 un'immagine, un'icona di dove ci sono, sì, sono molto giovani, adolescenti, ma non soltanto loro, non soltanto amici che si vogliono bene. È un mondo di gente che si vuol bene, ci sono i bambini, ci sono i vecchi, c'è l'operaio che lavora, c'è i genitori, e il Cornetto Algida diventa, come dire, il modo, lo scambiarsi, il regalo, come una sorta di dono dell'affetto. C'è un mondo di gente felice che si vuole bene. L'atmosfera del Cornetto Algida negli anni 60, 70 e 80 non è quella dell'amore romantico, dell'amore appassionato, dell'amore erotico, ma è piuttosto proprio del volersi bene, dove c'è anche l'amore evidentemente dei giovani, ma è più ampio. Poi c'è stato un momento alla fine degli anni 90 in cui si restringe un po' il campo, no? Sono come se fossero solo giovani, il gruppo con una componente erotica. Poi adesso mi sembra che però in questo cinquantennario riaprano, no, le frontiere e ritornano dentro tutti, in sostanza. Ritornano dentro, sì, l'atmosfera della gente felice che si ama, che si va bene. Senta, posso chiederle come vede oggi Francesco Alberoni l'amore al tempo di internet, il rapporto di coppia al tempo di internet? Beh, non è che sia internet la causa sola, il mondo moderno ha indebolito tutti i rapporti professionali e quindi anche i rapporti di coppia. La gente tende a impegnarsi poco, anche perché fa poco progetti per il futuro. I giovani che dovessero decidere, no, a 15 anni o 16 anni di sposarsi, avere figli, non lo fanno. Di conseguenza, quando ci sono impegni a lungo termine, è chiaro che le relazioni diventano più affidate a due elementi: o un amore che è molto intenso, che loro ti lega comunque, almeno per un certo numero di anni, oppure anche al capriccio, al provare, al divertimento, al gioco. Quindi l'internet è soltanto un'occasione di scambi, di conoscere altri, di comunicare sul mondo ampio e non soltanto con i compagni di scuola. Posso chiederle un suo pensiero, un suo parere su quello che invece è il fenomeno dell'ultimo periodo, cioè Federico Moccia, e quello che è invece l'amore adolescenziale? Cosa dico del compenso di Moccia? Moccia sì. È stato lo scrittore che più ha intuito, in fondo che più ha capito quello che è un desiderio sempre presente nei giovani, che soprattutto nelle donne, che resta sempre quello dell'amore, perché non è che la ragazza di 13 anni oggi non sogni l'amore, lo sogna anche lei. Poi i tipi di relazione che hanno sono più superficiali. Motta ha interpretato questo desiderio di amore erotico, che è fatto però anche di bellezza, che è fatto anche di vestiti, di ornamento, dell'attuale gioventù, ne ha parlato e ha avuto il successo che si meritava. Parliamo del suo ultimo libro. Il mio ultimo libro è un libro che in qualche modo riassume tutti i miei pensieri sull'amore, i dialoghi degli amanti, ma contemporaneamente è anche un libro che riguarda il futuro, è un libro dove, per esempio, il corpo femminile appare in modo completamente diverso rispetto a come è stato trattato fino adesso. Nel senso, è un libro totalmente rivoluzionario. Infatti le vecchie signore ogni tanto sono imbarazzate nel leggerlo. In compenso i giovani no, perché è semmai il libro veramente dell'uguaglianza fra maschi e femmine. Cioè, il corpo femminile è sempre stato così riservato, chiuso. In questo caso c'è l'adorazione del corpo femminile e quindi i due parlano di amore e di sesso insieme, una cosa a cui mi scrivono infatti, ma come, non si lascia, non c'è più la nostalgia? Sì, c'è la nostalgia, ma è anche il fatto che questa gente è felice insieme e cambia. La novità non è dovuta al fatto che c'è una rivale, che c'è una lotta, che qualcuno muore di cancro. Il cambiamento è il fatto che l'amore stesso cambia, che ti rinnova.
quindi è un libro molto diverso, quindi cioè, alla fine in 40 anni qualcosa avrò imparato. Senta, un altro elemento molto interessante secondo me è Eros e Thanatos. Esiste ancora questo legame, questo connubio? Ma, sa, Freud l'ha scritto dopo la prima guerra mondiale, perché si è reso conto che con la semplice libido lui non riusciva a spiegare l'aggressività, cioè l'essere umano è anche aggressivo. Da questo punto di vista, se lei al posto di Thanatos ci mette aggressività e al posto di Eros ci mette amore, esistono tutti e due e sicuramente esistono entrambi. Grazie a Francesco Alberoni, a presto. A lei, grazie, grazie a voi.